Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di un piccolo portafogli che in realtà è molto semplice da utilizzare e sicuramente qualcosa che si vede già in giro. Quello che ho fatto io che l'ha reso particolare, quindi diciamo il motivo per cui mi è stato richiesto da tante parti questo tutorial, è che io l'ho abbellito con delle decorazioni che sono queste toppe adesive che io poi ho incollato con la colla a caldo. Nel caso in cui qualcuna volesse capire tutto il procedimento per la realizzazione, io ho deciso di fare questo breve tutorial appunto per condividere e per far sì che rispondessi alle vostre richieste. Intanto vediamo quello che ho già realizzato. È un piccolo portafogli con la tasca per le monete, due taschine per gli eventuali documenti, un bottone di quelli magnetici e poi l'ho abbellito con la scritta handmade e poi ho incollato con la colla a caldo le due decorazioni che vedete qua. Si realizza in pochissimo tempo. Io l'ho realizzato appunto per utilizzare gli avanzi di cordino che mi rimangono dalle varie borse, insomma, dalle cose che creo. Quindi direi che possiamo partire con l'illustrazione dei materiali. Allora, come vi dicevo, sono necessari avanzi di cordino, un paio di forbici, un paio di decorazioni, diciamo, da attaccare al portafogli, una coda lana, un bottone magnetico e un uncinetto del numero 3,5. Direi che possiamo partire. Il punto lo abbiamo già visto per la borsina. Allora, aspettatemi qua, la codina si è un po' deteriorata. Il punto lo abbiamo già visto per la borsina, quella che si mette alla cintura, e adesso avviamo una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e 22, scusate. Quindi, partendo dalla seconda catenella, facciamo un giro di maglie basse. Ecco qua, sto procedendo, sono 21 maglie basse. Arriviamo alla fine del giro, poi vi faccio vedere l'inizio del giro successivo, poi proseguo e vi farò vedere quali sono poi le due righe che dovrete alternare del motivo. Ecco, io sono arrivata alla fine del giro. A questo punto faccio una catenella e giro il lavoro. Lavoro in costa anteriore, quindi quella davanti a me, quella davanti. E faccio un giro di maglia bassa prendendo soltanto la costina che si trova più vicina a me. Faccio un giro di punti bassi in questa maniera. A questo punto io sospendo un attimo la registrazione e vi faccio vedere poi quando inizio il giro di ritorno. Ci vediamo fra poco. Sono arrivata alla fine del giro. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e in questo giro lavoro in costa retro. Quindi anziché lavorare nella costa anteriore come ho fatto nel giro precedente, lavorerò nella costa posteriore, cioè quindi quella che si trova sul retro più lontana da me. E lo faccio per tutto il giro. Il motivo quindi si sviluppa alternando queste due righe. Uno punto basso in costa anteriore, uno punto basso in costa posteriore. Vado avanti per 31 giri, quindi devono essere un numero dispari di giri e poi ci rivediamo per vedere come proseguire nella realizzazione di questo piccolo portafogli. Ci vediamo dopo.
Ho finito le 31 righe, vedete? Ho fatto questa qua è la parte rovescio del motivo e questa qua è la parte dritto. Vedete che ci sono questi piccoli scalini decorativi che servono appunto per la parte esterna. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avviare altre 21 catenelle, anzi 22 perché una ci serve per girare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Quindi dalla seconda in poi facciamo un bel giro di maglia bassa. E così proseguiamo fino alla fine del giro. Poi cosa succederà? Che dobbiamo proseguire, però a questo punto e dobbiamo fare 9 righe in questo modo, diciamo con l'altezza doppia. Però a questo punto dobbiamo fare in modo che il motivo che abbiamo visto a scaletta venga sulla parte davanti, perché questa sarà quella che stiamo facendo adesso, sarà una delle due taschine del portafogli. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Anzi, facciamo così, io arrivo alla fine del giro perché è tutto punto basso normale questo e dopodiché ci vediamo e vi spiego meglio. Finito il giro, a questo punto ho fatto la mia catenella e giro il lavoro. Come vi dicevo, adesso, siccome questa sarà la taschina che verrà messa così, dobbiamo lavorare come se questo fosse il dritto, quindi andiamo a lavorare la riga successiva con la maglia bassa in costa retro. La riga successiva sarà invece con la maglia bassa in costa davanti. Quindi alterniamo semplicemente, cioè quello che abbiamo fatto fino ad ora lo dobbiamo ribaltare, quindi lo dobbiamo fare al contrario. Infatti questo è il secondo giro che facciamo in costa retro. Il secondo giro consecutivo, il prossimo sarà in costa davanti, poi in costa retro, eccetera, eccetera, fino alla fine del pezzo. Adesso vi faccio vedere. Vedete, qua adesso è venuto lo scalino perché stiamo ribaltando il motivo. Questo è l'interno del pezzo, questo adesso sarà l'esterno del pezzo con la taschina che si ripiega in questo modo. Vedete? Allora io vado avanti così nel momento in cui ho finito le 9 righe, perché si tratta di 9 righe, avrete più chiaro che cosa intendo. Ci vediamo dopo. Allora, come vi avevo preannunciato, io sono andata un po' avanti con il lavoro e questo è quello che ho fatto fino adesso. Cosa vi faccio vedere adesso? Io ho fatto le 31 righe con il motivo che ha la parte a rovescio, che è quella che vedete, e la parte a dritto, che è quella che è messa sul piano. A un certo punto, come vi ho detto, dovevo invertire il motivo, quindi prendere il motivo della parte interna e portarlo all'esterno, quindi invertire l'ordine delle righe. E sulla parte interna invece avere il motivo esterno. Perché? Perché adesso noi questa parte qua la dobbiamo ripiegare in questo modo, vedete? Quindi su questa parte, sulla parte del rovescio io ho un rovescio, però ho fatto questa cosa in modo che quando io ripiego la taschina ritrovo il mio motivo dritto, vedete? Il motivo che c'è anche dietro lo ritrovo sulla taschina, quindi questo rimane rovescio sulla parte interna, diciamo sulla parte che non è interessata dalla taschina, ma sulla taschina io ritrovo esattamente lo stesso motivo che io avevo all'esterno. Quindi adesso io che cosa ho fatto? Quindi ho fatto le mie 31 righe, poi ho raddoppiato i punti, da 21 sono passata a 42, dopo 9 righe sono ripassata a 21 punti e ho fatto, adesso vi dico, 2, 4, 6, 8, 10, 11 righe. A questo punto dobbiamo fare la seconda taschina. E come facciamo? Esattamente come abbiamo fatto prima. Facciamo le 21 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Quindi 22 catenelle, ripartiamo dalla seconda e facciamo le maglie basse. A questo punto però il motivo non dovete più girarlo, dovete continuare così come abbiamo iniziato. Tutta la fascia andrà fatta nello stesso modo, perché anche la seconda taschina, quando si ripiegherà, dovrà avere la parte del motivo sull'esterno, quindi non sull'interno. Mi raccomando, continuate quindi nello stesso modo. Adesso vi dico, quando io vado a lavorare da questa parte devo lavorare con la maglia bassa in costa davanti, quindi prendendo questa costina qua per mantenermi nello stesso punto. Quindi fate attenzione quando arrivate alla parte già lavorata di continuare nello stesso modo. Il prossimo giro su tutta la riga sarà maglie basse in costa retro, ecco, di maglie basse in costa retro. Quindi andiamo avanti fino a quando non arriviamo al numero delle righe corrispondenti alla parte esterna che abbiamo fatto. Ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati alla fine del lavoro. Allora, ricapitoliamo, ho fatto 31 righe per la parte davanti, poi ho fatto 31 righe per la parte dietro, di cui 9 per la prima taschina raddoppiate, poi ne abbiamo 13 per la parte centrale e 9 per la seconda taschina raddoppiate. Chi di voi è più bravo nella matematica si sarà accorto che io ho commesso un errore quando vi ho dato le indicazioni. In realtà qua non sono 11 righe da lasciare, ma sono 13, quindi abbiamo 9, 9, 18 più 13 fanno 31 e siamo arrivati alle 31 righe della parte frontale. A questo punto dobbiamo montare il pezzo, quindi cosa facciamo? Lo ripieghiamo. Questa è la parte esterna, questa andrà a creare la tasca del nostro portafoglio, quello dove andranno le monete, e questa è la parte interna con le due taschine in cui andremo a mettere i documenti plastificati, quelli più piccolini. Quindi adesso io prendo i tre strati, ho già preso un ago da lana e l'ho infilato, e a questo punto devo passare attraverso tutti e tre gli strati. Quindi vado un attimo all'indietro, tengo bene il filo e poi ripasso attraverso tutti e tre gli strati in questo modo, 1, 2 e 3, prendendo solo le asole più esterne, asola, 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 e ci passiamo una volta verso fuori e una volta verso dentro, vedete, verso l'esterno e verso l'interno in questa maniera qui, così stringiamo bene. Quindi passiamo alla solina successiva, cerchiamo di prenderle tutte regolari in modo che corrispondano, tanto sono tutte e tre uguali, quindi devono corrispondere per forza. E facciamo questo lavoro per tutte le asoline della parte inferiore, cioè quindi una delle due parti, questa direi che potrebbe essere la parte inferiore. Vedete, passo attraverso e tutti e tre gli strati, stringo bene e passo alla solina successiva, 1, 2 e 3, 2, fatemi vedere bene, 2 e 3, poi passo ancora attraverso tutti e tre gli strati, 1, 2 e 3, e faccio questo fino alla fine del giro. Io adesso vado avanti un po' e poi riprendiamo quando dovrò cucire questa parte qui. A dopo. Finita la parte inferiore, adesso andiamo a cucire la parte laterale. Vedete, anche qua io adesso passo attraverso gli strati, vedete, qua ce n'è uno e qua ce n'è un altro, entro da una parte e dall'altra, qua ce n'è uno, cerchiamo di passare dove c'è, diciamo, attraverso i fili, senza andare a forzare troppo, perché altrimenti poi il filo si può anche strappare, cioè si può anche rovinare. Adesso facciamo combaciare questo con questo, questo, poi abbiamo questo con questo, poi abbiamo ancora questo con questo. Poi abbiamo ancora questo con questo, e così via per tutto il lato. State anche attenti, perché se si fanno i nodini poi diventa un po' complicato
tirare il filo. Vedete? Ecco, tiriamo bene, man mano che cuciamo. E così stiamo cucendo la parte inferiore della borsina, del borsellino. Adesso io vado ancora avanti e naturalmente quando saremo arrivati a questa parte qui dovremo agganciare soltanto due strati, perché il terzo semplicemente non c'è. Questo così, allunghiamo un po' il filo, lo facciamo passare. Facciamo passare tra questi due, tiriamo sempre bene, molto bene, dobbiamo tirare. Lo facciamo passare tra questi due, uno e due. Uno e due. Tiriamo sempre bene, tiriamo sempre molto bene in modo che il lavoro venga pulito. Adesso stiamo arrivando alla fine della parte doppia, dobbiamo ricominciare dove c'è la parte a tre strati. Beh, direi che il meccanismo l'avete capito, adesso inizio a fare un pochino dove c'è nuovamente la parte doppia e dopodiché proseguo fino all'altra parte, questa qui, che diciamo è semplicissima, perché anche qua si tratta di prendere delle asole e qua sono due, perché c'è proprio, siamo proprio sulla piegatura, quindi non c'è niente di particolare. Quindi adesso a questo punto ricominciamo la parte a tre strati in questo modo. Allora, questo è l'ultimo dove ci sono i due strati. Prendiamo adesso i tre strati in questo modo qui. Andiamo qui ed entriamo qui e prendiamo anche questi. Andiamo qui ed entriamo qui e prendiamo anche questi. Nel frattempo ricordiamoci di tirare, tirare, tirare in modo che venga un lavoro bello resistente. Guardate dentro. Questa è la cucitura all'interno, che per noi comunque è rilevante, perché insomma nessuno poi va a guardare in fondo al portafogli, però è bello comunque che sia un lavoro pulito. Entriamo di qua e adesso diciamo che posso proseguire da sola fino a quando non arriveremo dall'altra parte, dove dovremo fare poi lo stacco per lasciare aperta. Qua ovviamente cuciremo due strati, non tre, perché qua dobbiamo lasciare l'apertura, quindi ci vediamo dopo. E come vi dicevo, sono arrivata dall'altro lato, vedete qua ho fatto la taschina. Adesso io devo andare avanti senza cucire, faccio una sorta di asolina chiusa qui, tanto comunque rimane abbastanza invisibile. Poi passo attraverso i giri cercando di nascondere il più possibile il filo, in questo modo qui. È praticamente invisibile la cucitura. E vado a ricominciare a cucire laddove ho, entro qui, laddove ho l'altra parte della taschina, quindi l'altra taschina intera, così, vedete? Quindi adesso io passo qui, passo dentro qui, passo qui, passo qui. Ricordiamoci sempre di tirare bene,
così il pezzo rimane rigido e la taschina non si allarga. Poi vi farò ridere, ma vi dirò anche come fare ad appiattirlo e dargli proprio la forma definitiva. Vi farò ridere. E siamo arrivati alla fine, vedete? A questo punto io entro qui, poi magari farò un nodino, ma lo faremo dopo. E a questo punto cosa faccio? Chiudo l'asola facendo un cappietto, ho toccato la telecamera, dopodiché prendo, sfilo l'ago, prendo l'uncinetto. Avete già il risultato semi terminato. Prendo l'uncinetto, entro in questa solina e faccio una catenella. Dopodiché proseguo in tutti i buchini facendo una semplice maglia bassissima. Vedete così? Dove ci sono i buchini, quindi senza forzare, dove l'uncinetto entra facilmente, vado a fare una maglia bassissima che mi rifinisce il bordo esterno del mio piccolo portafogli. Ecco, non basta, aiuto. Allora adesso, comunque, il meccanismo l'avete capito, adesso devo staccare il filo e agganciarne uno nuovo, perché non basta per farlo tutto, vedete? Oh, purtroppo non sono riuscita a finirlo, quindi ne devo staccare uno, ma il meccanismo è questo: dovete fare semplicemente una rifinitura a punto bassissimo sulla parte esterna della tasca, perché per evitare che nell'usura, vedete, si possa allargare il pezzo, dovete praticamente fermare questa parte qua. Quindi adesso scucio questo, prendo un filo nuovo, lo attacco e poi ci vediamo per la parte della chiusura, ovvero questa qui, per fare questa chiusura qui. Ci vediamo dopo. Ecco qua, si comincia ad avere un'idea di come sarà il portafogli. Vedete, qua ho fatto il mio giro di maglie bassissime in modo da evitare che si allarghi troppo la parte esterna, qua ho fatto le mie due taschine, adesso io lo ripiego, gli do una forma con le mani in modo poi che quando andiamo a fare le rifiniture abbia già un minimo di forma. Poi la forma definitiva gliela daremo dopo e, come vi dicevo, vi farò ridere per come gliel'ho data io. Allora, questa è la forma del coso, vedete, già riuscite a immaginare con la nostra toppa attaccata, che attaccherò con la colla a caldo, come vi dicevo. Allora dobbiamo fare questa parte qua facciamo. Allora, adesso non mi ricordo quante erano le 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse, quindi facciamo largo 7 maglie basse, quindi ne facciamo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nella seconda andiamo a fare una maglia bassa. E facciamo altre 6 maglie basse. Così. Allora, qua possiamo fare un punto basso normale, possiamo lavorare in costa retro, in costa davanti. Io utilizzerò lo stesso identico sistema che ho utilizzato, quindi questo lo faccio in costa anteriore. Lo faccio in costa retro, alternerò sempre una costa posteriore e una costa anteriore. Ecco, vado avanti così per 24 giri.
Quindi direi che ci vediamo alla fine dei 24 giri per vedere come confezionare questa parte. Inizio l'altro giro come vuoi, poi proseguo. Sono 24 giri fatti in questa maniera, alternando una costa posteriore e una costa anteriore. A dopo. Ecco qua la nostra fascia per la chiusura. Adesso io la piego in due, in questo modo qui, e poi la cucirò. Ma intanto vado a posizionare il bottoncino. In questa parte qua andremo a posizionare questo. Quindi entro sull'interno in questo modo. Sì, ciao, dall'altra parte. Entro sull'esterno in questo modo, vado a posizionare. Vedete, è già praticamente quasi sul bordo. E a questo punto, una volta che l'ho posizionato correttamente, anzi, ecco, giusto, è posizionato perfettamente dove lo volevo. Prendo la mia parte posteriore e la aggancio e premo le linguettine in questo modo qui. Ok, premute le linguettine, come vedete la chiusura è sostanzialmente fatta. Adesso prendo il mio ago faccio passare il cordino e cosa faccio? Vado a cucire il pezzo dove c'è la parte più regolare, ecco, vedete qua. Quindi faccio passare l'ago, allora lo mettiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 2, 4, 6, 8 e 8, 16 e 5 qua, lo faccio passare qua. Allora, faccio passare attraverso questo strato e attraverso questo strato, perché di là ci sono già. Così. Adesso entro da questa parte, faccio passare attraverso questo strato e attraverso questo strato. Rifaccio la stessa cosa ed esco sulla parte esterna così. Ecco, ritorno su questa parte, passo attraverso tutti e tre gli strati e tiro anche qua. Passo 1, 2, qua sono passato attraverso questo, quindi devo andare su questo strato. E 3, poi abbiamo 1, eccolo qua, 1, 2 e 3. Tiriamo sempre bene, molto bene, perché deve essere un lavoro resistente. Questa è poi la parte che riceverà più sollecitazioni, perché la parte che andrò ad aprire e chiudere tutte le volte per accedere al mio portafogli. Quindi entriamo qui, entriamo qui. Entriamo nell'ultima solina e tiriamo per bene il filo in questo modo qua, vedete? Adesso cosa facciamo? Dobbiamo cucire tutta la parte del bordo in questo modo. Quindi andiamo da una parte e dall'altra. Così come abbiamo fatto nella parte del borsellino, lo facciamo anche sulla chiusura. Qual è l'unico passaggio critico che ci rimane adesso? È quello di posizionare l'altro lato della chiusura, perché noi adesso abbiamo posizionato questo, ma chiaramente dovremmo andare a posizionare l'altro pezzo della chiusura in modo che il pezzo non sia né, quindi la chiusura non sia né troppo tirata né troppo morbida. Ecco qua. Man mano vedete, io un po' tiro.
passo attraverso gli strati, questo da questa parte, adesso vi faccio vedere di qua e poi vado a chiudere dall'altra parte da sola perché avete già capito il meccanismo ed è inutile che ci soffermiamo più di quel tanto. Adesso sono alla fine della chiusura, cosa faccio? Vedete? Adesso faccio un cappietto come avevo fatto dall'altra parte e dopodiché entro dentro con il filo, così, e tiro bene, vedete? Adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi il primo punto lo faccio con un cappietto, in modo che poi non si vada a tirare troppo il filo che è rimasto all'interno. Che non si è preso. E continuo proseguendo questa parte. Come vedete però non è neanche fondamentale perché non mi ha tirato il filo, tra l'altro c'è anche il bottoncino che lo tiene fermo, quindi problemi non ce ne sono. Se riuscite fatelo, visto che ero, diciamo, quando fate le cose a favore di telecamera non è come esattamente la stessa cosa come farle, diciamo, sedute sul divano di casa tranquilli, quindi ogni tanto qualche ciambella riesce senza buco. Avete capito la logica, se lo ritenete opportuno lo fate, se no diciamo che non succede niente di drammatico, ecco. Alla fine ci sto andando fino alla fine, così vi faccio vedere come termino il lavoro e nascondo la codina. Intanto tiriamo bene. Queste sono parti un pochino, come dire, critiche, ma non perché siano difficili, ma perché sono, diciamo, il coronamento di un lavoro che avete fatto. Quindi se la rifinitura è fatta bene, il lavoro poi sembra molto più bello. Se invece nella rifinitura ci perdiamo, abbiamo fretta o non la facciamo accuratamente, poi può capitare che magari un lavoro bellissimo non riceva la valorizzazione che merita. Quindi io quello che vi consiglio di fare è sempre, quando fate un lavoro di questo tipo, focalizzatevi molto 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 sui dettagli, perché sono i dettagli che fanno la differenza. Ok, vedete? Quindi ho agganciato la mia chiusura, adesso ho fatto anche il cappietto, faccio passare il tutto qui dentro. E poi taglio il filo e fermo con una bruciatina, così, così non si dovrebbe più muovere. Adesso dobbiamo mettere l'altra chiusura dall'altra parte, quindi vediamo dove ci dice, vedete? Qua ce lo dice il pezzo dove andarla a mettere, la dobbiamo andare a mettere qua, quindi entriamo da questa parte, mettiamo la chiusura qui, controlliamo che sia nel punto giusto, soprattutto vediamo se è al centro, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, perfetto, è al centro, è perfettamente al centro. Quindi facciamo l'ultima riprova in questo modo qui, si aggancia perfettamente, andiamo a lavorare all'interno, cosa che non sarà molto facile per voi da vedere, ma il meccanismo è lo stesso che abbiamo visto poco fa, solo che lo facciamo qua all'interno. Posizioniamo la rondellina che tiene fermo il bottone, spingiamo bene con le dita e fissiamo il tutto così, vedete? Quindi diciamo che il portafogli in sé è finito.
Adesso quello che dobbiamo fare è intanto sistemarlo un pochino, così, e poi andarlo a decorare. Decoriamo con questa qui, la stellina qui e questa qui. Allora, non vi farò vedere come attaccarlo con la colla a caldo perché comunque, insomma, è un processo, come dire, abbastanza banale, nel senso che faccio riscaldare la colla a caldo, poi prendo il prodotto, quindi questa plastica liquidifica, questo silicone liquefatto e attacco i pezzi. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco qua il portafogli terminato, vedete? Ho attaccato la stellina, ho attaccato l'etichetta handmade, vedete che qui ci sono anche delle cuciture. Queste cuciture io naturalmente le ho fatte prima di attaccarlo, non l'ho attaccato con l'ago, le ho fatte con il filo e l'ago, ma prima di attaccarlo in modo che sembrasse cucito. Quindi questa è una finezza in più che se vi va potete seguire. Questa è la parte posteriore del borsellino con attaccato il cuoricino. Adesso lo apriamo, andiamo a vedere l'interno. L'interno ha la tasca per le banconote e ha le taschine per le tessere, quindi per i documenti che dovete tenere a portata di mano, forse anche la tessera del supermercato. Adesso vedete che c'è una leggera differenza tra questo, che è quello che abbiamo appena fatto, e quello che è stato già fatto ieri, l'altra volta, insomma, ieri, l'ho fatto ieri. Qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che questo qua è molto più piatto. Perché? Perché semplicemente mi ci sono seduta sopra per appiattirlo. Quindi, se non avete un peso sotto cui metterlo, sulla sedia sulla quale siete seduti, tra voi e diciamo, tra le vostre terga e la sedia, frapponete questo, vi ci sedete sopra e vedrete che prende un aspetto molto più simile a un portafogli, diciamo, come dire, a un portafogli tradizionale, nel senso che qua è ancora un po' spessino. Se noi ci sediamo sopra e lo stiriamo con il nostro fondoschiena, vedrete che avremo questo risultato qua. Quindi mi sembra di avervi detto tutto, cioè questo risultato qua, ecco. Mi sembra di avervi detto tutto, credo di avervi dato tutte le indicazioni per realizzarlo. Se questo tutorial vi è piaciuto e volete vederne altri, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Se poi vi fa piacere, lasciate un like e anche un commento. E condividete quanto volete questo video e se avete delle richieste fatemelo sapere o su questo canale YouTube nei commenti dei video oppure tramite gli altri miei canali social di cui trovate riferimenti sempre nell'info box. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua e vi auguro come sempre buon lavoro e buon divertimento.